Come si fa il metodo classico? Esempio della Champagne. Raccogliamo le uve che hanno una epe per forza. Ma se non passiamo da lì? Cioè, se noi non fossimo passati da lì non ci sarebbe mai venuto in mente niente. Perché una storia di 3 secoli va rispettata, va studiata e va analizzata. E ad un certo punto devi capire che non va bene applicarla qua. E questa la mando a Zanella. Devi assolutamente. Ne sarai entusiasta. Ehi Mauri! Si raccoglie un'uva che ha un potenziale alcolico che varia tra gli 8 gradi e mezzo e i 9 gradi e mezzo alcol. Viene schiacciata l'uva, il mosto viene messo in una vasca aperta, viene aggiunto zucchero di canna e il grado viene portato attorno ai 10, ai 10 gradi di alcol, 10, 10 e mezzo. Nella primavera successiva quella base viene messa in bottiglia, vengono aggiunti 24 grammi di zucchero di canna per litro. Lo zucchero di canna viene acquistato o dalla Giamaica o dal Brasile e vengono aggiunti lieviti. Quindi quando voi bevete uno champagne pas dosé, dosaggio zero, di qualsiasi produttore, anche del più bio del mondo, o ha dentro saccarosio o ha dentro mosto concentrato rettificato. Sto a dire MCR, no. Però è quello. Non so neanche si dicesse così. MCR. In Francia corte invece che cosa succede? Che per applicare questo metodo le uve vengono raccolte già attorno ai 10 gradi, 10 gradi e mezzo, e quindi non abbiamo bisogno di aggiungere zucchero di canna durante la prima fermentazione. Ma il problema è che noi partiamo da un'uva che fenolicamente non è matura. È quella che, per intenderci nel paragone con le arance, è quella che vi fa capire che un'arancia è buonissima perché viene da Palermo e una perché lo è meno, perché viene da Milano. Questo è, in sintesi, il discorso del metodo classico. Noi abbiamo capito che potevamo produrre un vino simile senza utilizzare più lo zucchero di canna, perché la nostra maturazione fenolica, ripeto quello che ho detto prima, avviene tra gli 11 gradi e mezzo e i 12 e mezzo, e questo mi consente di avere tutto lo zucchero che mi serve già all'interno del mio mosto. Punto. Quindi io non vado più ad aggiungere saccarosio. È meglio dalla Champagne? Non è meglio dalla Champagne? Non me ne frega assolutamente niente. Cioè, in Champagne fanno un vino che è straordinario ed è fondamentale che vadano avanti a farlo così. Noi abbiamo un territorio completamente diverso che ci consente di produrre un vino completamente diverso, e io stasera ho portato, e Alessandro ha detto, io non faccio mai assaggiare i vini in anteprima, anche perché quando noi mettiamo in commercio un vino non è che lo sbocchiamo il giorno dopo in commercio, lo sbocchiamo e dopo un paio di mesi ricominciamo ad assaggiarlo, e se è pronto, Piero che mi odia da questo punto di vista, perché noi finiamo un vino e magari non c'è perché l'annata successiva non ci piace, allora decidiamo di non metterla in commercio, e questo ci è consentito dal fatto che produciamo solo 30.000 bottiglie e che fra 50 anni produrremo sempre 30.000 bottiglie, perché è la dimensione del sogno e il sogno non può scendere a compromessi. Quindi vuol dire che se noi un anno riusciamo a fare 30.000 bottiglie straordinarie, facciamo 30.000 bottiglie straordinarie, se l'anno dopo di straordinario riusciamo a farne solo 18.000, ne faremo solo 18.000. Diceva così anche Zonin quando è iniziato, però. Lo so, però io voglio morire così, hai capito, no? Non voglio arrivare ad essere inquisito perché ho fatto delle cazzate con una banca, quindi voglio continuare con le mie 30.000 bottiglie.